Ciao a tutti! Allora, in questo nuovo video tutorial vi farò vedere come realizzare da degli avanzi di tessuto dei pesetti per cartamodello, fatti in casa, super super comodi, utili e veramente funzionali. Allora, quello che vi servirà appunto è o un Fat Water, io sto utilizzando sempre questo di Fiorella, essendo che me ne ha regalati veramente tanti, ho pensato di fare dei tutorial in più al di fuori della nostra collaborazione con i suoi tessuti. Proprio perché se lo merita, essendo appunto un tesoro di donna. Poi vi serviranno dei nastrini colorati, ok? E cosa importantissima, vi servirà della ghiaia per acquario. Io ho comprato questo pacco da 5 kg, in realtà è veramente tantissimo come peso, come quantità, ma fa niente, vuol dire che lo terrò lì da parte per magari altri progetti o lo regalerò a chiunque abbia dei pesci, insomma. Comunque vi servirà lei per andare a riempire i pesetti, per far sì che pesino davvero e che quindi siano funzionali al loro scopo, insomma. Ok? Quindi ora vi faccio vedere come tagliare. Ok, per quanto riguarda il taglio, quello che dovete fare è tagliare delle strisce, ok, alte 10 cm, lunghe 20. Io prima taglio una striscia unica del mio Fat Water e poi la divido. Ok? Questo è quello che ci serve, un rettangolo 10x20 per creare i nostri pesetti. Quindi il cartamodello, come potete vedere, non serve perché lo creiamo noi al momento. Questo lo metto da parte. Ora mi taglio i miei 20 centimetri. Vedete? Questo è il rettangolo che vi serve. Vediamo quanti ne riesco a creare dal Fat Water che mi ha regalato Fiorella. Ok, voilà, quindi lavoreremo con questo. Tra l'altro è bellissima questa stampa dei macaron, che tra l'altro adoro, vabbè. Allora, ovviamente per quanto riguarda la lunghezza del nastrino, questa è una vostra scelta personale e gusto. Io credo che andrò per una lunghezza del genere. Ora vi dirò quanto è lunga. Aperta all'incirca è 7,5 cm, ok? Quindi prendete il nastrino, lo posizionate più o meno a 2 cm dall'alto, quindi più o meno qui, ok? Vi puntate uno spillo così resterà fermo, ok? Dopodiché dritto su dritto piegate a metà il rettangolo. E quello che andate a fare è cucire a 0,506, ok, partendo da qui, affrancando bene bene all'inizio, proseguite lungo tutta questa lunghezza, cucite anche l'angolo, mi raccomando, arrivate fin qui affrancando bene bene, ok, quindi cucite questa L al rovescio, dopodiché stiriamo i margini in aperto meglio che possiamo e risvoltiamo il lavoro e iniziamo a inserire la ghiaietta. Quindi come potete vedere è veramente semplice, quindi ora cucio la mia L rovesciata col punto dritto, affranco inizio e fine e vengo qui. Ok, come potete vedere io li ho cuciti tutti e ora quello che dobbiamo fare è tagliare l'angolino, ok? Vedete? Tagliamo l'angolino qui, ok? E se volete anche questo qui, ma tanto questo non dà problemi, però tagliamolo.
Poi quello che dovete andare a fare è stirare con le mani, ok? Quindi apriteli un pochino così saranno più belli una volta risvoltati. Non c'è bisogno di andare per forza a stirare se non volete, però l'importante è che li aprite un pochino con le mani. Vedete? Proprio come faccio io. Tanto il cotone poi resta abbastanza in forma quando lo maneggiate, vedete? Ecco. Dopodiché siete pronte a risvoltare, tirate bene bene fuori, vedete gli angoli come questo qui che ho già risvoltato. Tan, tirate bene bene fuori gli angolini. Vedete? Ok, ora, come potete vedere qui, ho risvoltato all'interno 1,07, anche un centimetro potete risvoltare all'interno. Perché? Perché poi noi faremo questo movimento dopo aver risvoltato il margine all'interno. Vedete? Da questo punto qui, ok? Questo è il punto che noi andremo a cucire con un sottopunto a mano, quindi vuol dire che qui andremo a riempire. Ok, con la nostra gaia d'acquario, il nostro pesetto. Prima di arrivare a questo punto, però, quello che dovete fare è appunto risvoltare tutti e andare allo stiro e stirare all'interno, vedete? Risvoltate pure così, 1,05 massimo un centimetro. Vedete voi come siete più comode. Ok? Li stirate tutti e poi prendiamo la bilancia e iniziamo a inserire all'interno la ghiaietta. Dopodiché, sottopunto per chiudere l'apertura e abbiamo terminato. Ok, ora che ho tutti i miei pesetti e vediamo un po', con un fat quarter ne sono venuti fuori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 pesetti ricavati da delle strisce alte 10 cm e lunghe 20 cm e poi dei semplici nastrini, ok? Che più preferite per fare il gancino con cui puoi prendere il pesetto e spostarlo. Ok, quindi ora prendo la bilancia e vi faccio vedere appunto come andare a inserire al suo interno la sabbiolina. Dopodiché chiuderemo il tutto con un sottopunto. A questo punto quello che dovete fare, vedete, è iniziare a inserire la sabbiolina. Aiutatevi con gli strumenti che più avete in casa. Io utilizzerò questo misurino e la bilancia mi servirà per vedere quanto peso c'è già. Ok? Quindi iniziate a versare la ghiaietta al suo interno. Attenti a non far cadere la ghiaietta in giro, perché per raccoglierla non è divertente. Io posso iniziare già a sentire un bel pesino. Quindi vediamo quanti grammi più o meno sono all'incirca. Puntatevi uno spillo in modo da non far andare in giro la ghiaietta più che potete. Vediamo, la mia bilancia a volte decide di non funzionare. Vediamo se ci mettiamo un peso. Ok, si è ripresa. Ok, grammi, vediamo quanti grammi. Per ora sono 155-56 grammi. Vediamo se riesco ad arrivare ancora a qualcosina in più, tipo 200, che per me sarebbe l'ideale come pesetto, anche se così è abbastanza consistente. Inizia già a pesare un pochino, ma vediamo se riesco ad aggiungere ancora qualcosina.
Potete aiutarvi anche con un bicchiere, semplicemente una tazzina a casa. Vediamo quanto è cambiato. 178. Vediamo se ci sta. 180. Tan tan tan. Sì, dai, secondo me si arriva a 200. Perfetto. Ecco qui. Così vi viene anche molto più compatto il pesetto e rispetta di più la forma a piramide. Puntatevi uno spillo mentre non fate i sottopunti, così anche più di uno, perché altrimenti se vi fuoriesce la sabbiolina, la iaietta è finita. Poi sai come ci divertiamo tutte a raccogliere la ghiaia in casa? Ecco qua, vedete? Questa poi sarà la sua forma, ok? Una volta terminato, e questo è il pesetto e pesa 2 etti e 2 perché c'è qualche spillo, ma questo è il peso che dovete andare a ottenere anche voi. Quindi ora quello che faccio è riempire tutti i miei pesetti e poi andrò semplicemente a chiudere con un sottopunto a mano questa parte qui, molto molto fitto, così non si vedrà. Se riuscite potete anche andare a macchina e fare una cucitura a macchina, però è così carino che io non farei vedere l'impuntura a vista, farei un sottopunto. Comunque guardate che bello. E io spero davvero che anche questo video tutorial vi sia piaciuto, che sia molto utile. Io credo che sia questo che i cuscini da stiro siano veramente un tutorial funzionale, ottimo, che vi fa risparmiare dei soldi e vi fa ottenere un risultato molto più bello rispetto ai pesetti che ci sono in commercio, perché non so voi, io da anni che li voglio, ma non li ho mai comprati perché uno, non mi piacciono quelli che ci sono, i colori o le forme. Due, perché costano veramente tanto, per avere poi al massimo 4 pesetti, e in totale peseranno se no 2 etti, 4 pesetti, quindi capite che non è per niente economico, ma neanche funzionale, perché 4 pesetti da neanche 2 etti il cartamodello mi si sposterà sempre. Io ho bisogno di almeno ogni peso che pesi 2 etti. In modo da tenere fermo davvero il cartamodello e non solo per estetica. Ok? Quindi stringo, finisco e poi vi faccio vedere velocemente il sottopunto, anche se a quest'ora sapete già come si fa. Quindi continuo a riempire.